In punta l'uscita dallo stagger di Dau, resta con lui Roegbu, gioca due sul lato con Stephens, il pallone alzato per l'alley-oop, appoggia comodamente al vetro, una soluzione questa, rolla dentro Ellis, non viene servito cambio di mano per Roegbu, prova a innescare Jantunen con lo scarico, c'è un altro recupero della Dinamo che si lancia nella metà campo d'attacco, transizione rapidissima, tripla dall'angolo a segno, Benjus con il canestro del 12-6 e Banco di Sardegna che torna, lo scarico fuori Roegbu, Jantunen cerca soluzioni, ritrova Roegbu da 3 a segno per rispondere subito al fuoco nemico, sale sul meno 7 intanto Treviso, Benjus finta il tiro da 3 punti contestato da Sorokas, Robinson gioco a 2 con Diop, alza l'alley-oop e vedete come la Dinamo sappia ancora, palla per terra ancora Robinson, Treier ad attaccare il mismatch con Zanelli, il pallone che danza sul ferro arriva a rompere gli indugi e i Mantas Benjus. Benjus e poi Dau con calma può attaccare Fagian, va verso sinistra, contestato da Ellis, gioco da 4 punti. Roegbu nell'accoppiamento con Robinson, lo show di Benjus, l'anticipo di Diop e poi la fuga in contropiede di Gerald Robinson, dietro per la schiacciata di Usman Diop. Dalla parte opposta si riparte Dau sulla rimessa subito, Benjus che trova un circus shot praticamente spalle a canestro. Primo successo appunto di una nazionale africana, la Nigeria nel suo caso contro Team USA. Fu anche decisivo in quella circostanza, era il 2021. Un parziale molto profondo subito a cavallo tra il secondo e il terzo quarto, quella fu una sconfitta piuttosto netta per il Banco di Sardegna. Intanto alzato l'alley-oop per Usman Diop. Passivo troppo severo, difende sulla linea di fondo, ancora in Vernizzi, propizia questo recupero per la Nutribullet. Roegbu spara subito da 3 punti, non c'è tempo da perdere, il tiro fa dentro per Ike Roegbu ed è la quarta tripla della sua partita. Treier, end off per Robinson, ora sul blocco di Stephens, tiro da 2 punti, rilascio rapidissimo. Blocco di Ellis, Invernizzi, alza per Ellis, movimento di potenza, inchioda la schiacciata, vincendo il duello con Stephens. Dinamo che torna a vincere, 15° successo stagionale per la squadra di Piero Bucchi e l'ottava vittoria nelle ultime 9 partite, battuta la Nutribullet Treviso con il risultato finale di 81-68.